Avete visto la nostra sigla che ci riporta a uno degli appuntamenti mensili sulle fonti TV, Market Star, come sempre per analizzare i mercati a 360 gradi, e lo facciamo come sempre con Sara Silano che torna a trovarci, Morningstar Italy. Ciao Sara, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. E devo dire che ci sono un po' di appuntamentini alle porte, quindi dobbiamo capire, soprattutto quello delle elezioni europee, come i mercati azionari stanno reagendo e reagiranno. Insomma, partiremo poi da qui. Però con Sara oggi ho un altro ospite e mi fa piacere perché affronteremo un tema di cui spesso non si parla, ma che dovrebbe essere dibattuto maggiormente, a mio parere. Roberto Grossi, Etica SGR. Grazie per essere qui. E Grazie a voi, buongiorno a il tutti. tema è quello della finanza sostenibile, come dire, cosa significa oggi essere investitori sostenibili, no? È un concetto che abbiamo sentito tante volte, ma, e da qui partiremo con lei tra poco, sappiamo realmente cosa significa, è un po' questo il nesso. Allora, partiamo dai mercati generali con Sara Silano per capire proprio in vista della tornata elettorale di domenica, tra 2 domeniche, insomma, ci siamo, del 26 maggio, come dire, come stanno arrivando i mercati azionari, come si stanno preparando, come stanno reagendo e anche quello che potrebbe succedere. Ovviamente azionari e obbligazionari, entrambi gli ambiti. Siamo effettivamente oramai alla vigilia delle elezioni europee e i mercati come ci arrivano? Abbiamo avuto una fine del 2018 dove è stata caratterizzata da forti vendite, quindi da ribassi dei mercati azionari, e una prima parte dell'anno del 2019 dove invece sono prevalsi gli acquisti, quindi un'inversione di tendenza. Cos'è accaduto? È accaduto che comunque la Banca Centrale Europea ha dato delle rassicurazioni sul proseguimento della politica monetaria accomodante e questo ha ridato in qualche modo fiducia e ha respinto i mercati agli acquisti. Rimangono però, e dobbiamo dirlo, e qui anche guardiamo effettivamente al futuro, delle questioni che sono irrisolte, a partire dalla questione di Brexit che rimane ancora del tutto irrisolta, l'esito non lo sappiamo, il rallentamento della crescita che è stato ugualmente ribadito anche recentemente dalle previsioni economiche della Commissione europea e dagli ultimi dati che abbiamo visto anche ieri, tensioni commerciali internazionali, inutile dirlo, lo abbiamo visto tutto in questi giorni, di nuovo l'accendersi delle tensioni tra gli Stati Uniti e la Cina. E in tutto questo contesto comunque l'euro ha perso terreno nei confronti del dollaro e i rendimenti dei titoli governativi sono ancora scesi e in particolare il bund decennale proprio a fine marzo è tornato in negativo. Quindi questo per dire che dal punto di vista azionario comunque è cresciuto il mercato e le valutazioni sono oggi molto meno attraenti rispetto a quelle che erano all'inizio dell'anno, anche se ci sono dei settori più interessanti. Sulla parte dei titoli governativi ci troviamo, dicono i nostri analisti, ancora in una situazione di sopravvalutazione. Sappiamo benissimo che bisogna accontentarsi di rendimenti molto bassi e per aumentarli un po' bisogna prendersi del rischio, cioè allungare le Certo, scadenze. peraltro appunto, elezioni europee, tu giustamente hai citato anche il caso irrisolto di Brexit, proprio oggi abbiamo sentito le parole, ci cioè abbiamo scoperto le parole di Theresa May, del governo, che potrebbero, insomma, si va al voto, ma subito dopo potrebbero non far sì che i parlamentari eletti non si insedino nel Parlamento perché potrebbe poi avviarsi l'iter. Quindi, insomma, l'incertezza è ancora molto palpabile, Assolutamente. Sara. Roberto Grossi, questo concetto appunto di finanza sostenibile, è vero che tutti l'abbiamo nominato almeno una volta, ma non so se tutti sanno esattamente non tanto cosa significhi, ma cosa comporti, perché poi è diverso, no? Il significato, insomma, diamo per scontato ormai di averlo appreso. Sì, insomma, diciamo che la finanza sostenibile, di cui oggi, come giustamente ricordava lei, si parla molto più spesso, è una finanza che integra, diciamo così, a quella che è l'analisi di finanza tradizionale, quindi insomma l'analisi dell'andamento del fatturato, dell'utile, insomma le parti diciamo più classiche dell'analisi finanziaria, altri aspetti che sono sostanzialmente gli aspetti di impatto ambientale, sociale e anche di buona governance, di buon governo delle imprese che sono insomma, sostanzialmente analizzate, quindi oggetto poi di investimento. Questo perché? Perché sostanzialmente c'è oramai abbastanza riconosciuto che c'è un duplice vantaggio, un'analisi anche extrafinanziaria, cioè cosiddetta dall'inglese, che sappiamo bene in finanza la fa sempre la padrone, ESG, Environmental, Social and Governance, appunto ambiente, sociale e buon governo, ci dà
la possibilità di conoscere di più le imprese in cui investiamo, anche insomma analizzando aspetti che magari prima venivano un po' tralasciati, e dall'altro lato insomma in questo modo quindi conosciamo meglio anche quello che può essere il futuro dell'andamento dell'azienda, e dall'altro lato ci dà magari anche la possibilità di selezionare i più virtuosi per lasciare anche insomma un segno sul pianeta e sulle persone che lo abitano. Beh, ovviamente l'etica SGR si inserisce a pieno in questo sistema, no? Diciamo anche questo, insomma, quindi sì, diciamo che siamo pionieri in questo. Si impegna proprio a divulgare questo messaggio. Noi l'abbiamo preso un po' più alla larga, però il senso era questo, insomma, fate parte di questo sistema di investitori responsabili. Ma è vero che, e dopo torno da Sara proprio anche sul concetto di sostenibilità, appunto, quando spesso perché si mette da parte la parola sostenibilità, perché si pensa quando si doveva fare un investimento questo non vada tanto d'accordo, no? con un approccio eticamente più sostenibile, non lo so, però ripeto, è un po' un mito da sfatare ancora oggi forse. Sì, c'è stato insomma, diciamo un misunderstanding un po' nel passato che faceva credere che l'investimento sostenibile o etico, come veniva definito un po' di tempo fa, fosse un investimento che comportasse delle rinunce in termini di rendimento o che comunque comportasse dei costi piuttosto aggiuntivi. Oggi questi miti sono un po' stati sfatati, c'è ampia ricerca accademica, scientifica, di università nostrane piuttosto che anche internazionali, Harvard per citarne una, certo, di un certo prestigio, ma sono tantissime oramai le ricerche che sfatano questo mito e anzi, come dicevo poc'anzi, testimoniano il fatto che proprio arricchire l'analisi delle imprese, ma non solo, anche degli stati, con aspetti anche di carattere ambientale, sociale e di buon governo, porta a una maggiore consapevolezza dell'investimento e quindi a potenziali migliori rendimento anche nel medio-lungo periodo. Ecco Sara, dicevamo, se ne parla sempre più spesso ovviamente, no? Non possiamo dire di non aver fatto passi avanti in questo senso, visto che abbiamo parlato dell'Europa, l'Unione Europea si sta molto impegnando su questo fronte, si è impegnata molto negli scorsi anni. Possiamo dire che sia posizionata meglio rispetto ad altre aree geografiche? Sicuramente possiamo dire che il traguardo è ancora lontano, ma di strada l'Europa in qualche modo ne ha fatta. Se guardiamo, per dare qualche indicatore, ecco, a quello che è l'indice di avanzamento di performance dei paesi sull'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, quindi i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, vediamo proprio recentemente, è uscito anche un rapporto, che comunque gli stati dell'UE A27 sono ben posizionati nelle prime 10 posizioni su 156 paesi, ne abbiamo ben 7, e inoltre comunque tutti gli stati europei sono nelle prime 50 posizioni, quindi questo è un aspetto interessante. Positivo. Dove però siamo più l'Europa, in qualche modo l'area euro si distingue, mediamente i punteggi più alti sono nel primo obiettivo che è quello di eliminare la povertà, anche qui diciamo pure che di strada ce n'è ancora molta da fare, però insomma l'Europa in qualche modo su questo obiettivo è più avanti, ha dei punteggi mediamente più elevati, e anche sul discorso di assicurare salute e benessere per tutti. Sul tema delle disuguaglianze invece ci sono differenze da paese a paese, probabilmente anche un tema che si è accentuato negli ultimi anni, e laddove, e questo ci deve interessare forse più da vicino, noi che lavoriamo comunque nel mondo finanziario, economico, dove invece forse i punteggi sono ancora più bassi, sono quelli di garantire modelli di sviluppo e consumo sostenibili, e anche sulla parte invece di conservazione, protezione e tutela di oceani, mari e risorse marine. Quindi è un quadro positivo da un lato, ma che ci dà l'idea che molto sia ancora da fare. Ricordiamo, l'Unione Europea ha varato questo pacchetto per la finanza sostenibile, su cui si sta ancora lavorando, e bisognerà vedere dopo le elezioni come questo lavoro sicuramente andrà avanti. C'è un aspetto ambientale importante, ma non dimentichiamo che c'è anche ancora tanto sugli aspetti economici e sociali, soprattutto. Abbiamo parlato del tema delle disuguaglianze in un contesto che sta rapidamente cambiando per tematiche demografiche ma anche tecnologiche. Certo, e poi sempre, diciamolo con un sorriso, quando ci sono le campagne elettorali, i temi legati proprio all'ambiente, alla sostenibilità, ci sono nei programmi, ma
sono sempre quelli che scaldano meno, no? Forse dobbiamo fare quel passaggio in più. Cioè, se si parla di ambiente, la reazione, lo chiedo anche lei, Grossi, ma questo esula un po' anche dalle domande che bene o male adesso sulle quali torniamo, però mi viene in mente, visto che siamo in tema, no, di elezioni europee, e ci sono altri temi che scaldano di più, quindi anche a livello di opinione pubblica resta sempre un po' a margine, no? Quello dell'ambiente, della sostenibilità. Se mi dice il contrario, sono contenta. No, devo dire che insomma, sappiamo ormai, noi tutti parlano di questa piccola Greta, no? Che insomma, è un personaggio controverso, che anche insomma, però al di là di chi ci sia poi dietro, insomma, questo mi interessa poco. Ha scosso però gli animi, ha scosso gli animi dei giovani, ha dimostrato che le nuove generazioni in realtà hanno un elemento, insomma, hanno un buon livello di attenzione sulle tematiche ambientali. E come accennava poco fa anche Sara Silano, secondo la nostra view è anche importante che l'Unione Europea prenda consapevolezza del fatto che chi legifera oggi lo fa per le future generazioni, per chi magari oggi ancora non ha neanche l'opportunità di votare. Inoltre, sempre come diceva Sara, c'è un tema abbastanza rilevante, che l'Europa si sta focalizzando moltissimo sugli aspetti green, ma la finanza sostenibile o comunque gli aspetti di sostenibilità devono guardare anche gli elementi di disuguaglianza, gli elementi sociali, gli elementi di buon governo. Quindi c'è grandissima strada ancora, moltissima strada ancora da fare. Sì. Ecco, da questo punto di vista, Grossi, mi piacerebbe che lei ci raccontasse un po' alcuni, voglio dire, progetti vostri in particolare, reportistica anche che vada oltre la finanza, insomma, mi piacerebbe capire quale strada state seguendo, proprio anche con degli esempi concreti. Ma sì, insomma, diciamo che uno degli aspetti su cui ci siamo focalizzati molto negli ultimi anni è stato proprio anche cercare di dare una contezza, quindi di misurare quanto una finanza che guardi appunto anche gli aspetti ambientali e sociali e di governance possa creare degli impatti positivi, non solo da un punto di vista, come si diceva prima, del rendimento, che comunque è un elemento importante chiaramente, perché poi insomma i risparmiatori ci affidano i propri denari, insomma, per produrre anche un rendimento, ma anche insomma come dicevo poc'anzi, sempre sul pianeta, sulle persone. Abbiamo per esempio già da un paio d'anni introdotto una reportistica che abbiamo chiamato appunto report di impatto, cioè andare a misurare proprio quanto investire attraverso i nostri fondi, quindi attraverso la nostra metodologia ESG, produca impatti positivi rispetto a un investimento che invece non tenga conto di questo tipo di analisi. E lo abbiamo fatto cercando di misurare ad esempio l'impatto da un punto di vista ambientale, ma ci siamo spinti un po' più in là e abbiamo cercato di individuare anche degli indicatori concreti per dare insomma delle misure anche dal punto di vista sociale, di governo, per esempio sulla parità di genere, piuttosto che sui posti di lavoro creati, insomma, i risultati sono sicuramente molto positivi. C'è sempre un margine di miglioramento, perché nessuno è perfetto, men che meno noi, però siamo molto contenti e insomma vuol dire che la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta. È quella giusta, insomma. Sara, ovviamente se anche tu vuoi aggiungere qualcosa su questo, se no poi mi piacerebbe parlare con te dell'altro tema che sta scuotendo invece i mercati, quindi torniamo per un istante a come stanno reagendo i mercati, che è quello dei dazi, no, degli Stati Uniti, con Trump che insomma non solo lui, anche la Cina, però chiaramente attraverso i suoi tweet ogni tanto fa stare tutti sull'attenti. Sembrava che dovesse andare a buon esito, a buon fine, diciamo, la trattativa commerciale, poi appunto ha inserito altri dazi doganali, adesso sembra esserci un po' più di luce in fondo al tunnel, ma insomma, quali potrebbero essere gli scenari futuri, navigando sempre un po' a vista, perché l'incertezza è ancora molto, sì, molta. Sicuramente, per chiudere il discorso su sostenibilità, la trasparenza, la reportistica è anche importante e noi in Morningstar ne siamo assolutamente consapevoli, certo, di quanto sia importante dare anche conto dei risultati, anche perché sono esempi positivi e gli esempi positivi poi innescano anche dei meccanismi positivi. Sì, magari ci vuole un po' di più, però comunque a lungo andare, no? Ha citato l'esempio di Greta, anche tu, esatto, eri d'accordo, magari possono aiutare a... Invece, parlando del tema dazi, è comunque una storia con tanti colpi di scena e negli ultimi giorni ne abbiamo visti di nuovi. Diciamo che
gli operatori sono convinti che non si possa abbassare l'attenzione su questa tematica, anche se l'auspicio di tutti è chiaramente quello che si trovi una soluzione. Sono arrivati effettivamente negli ultimi giorni alcuni segnali piuttosto preoccupanti di questa guerra commerciale che oramai ha interessato metà degli scambi tra i due paesi e potrebbe coinvolgere tutto l'intero flusso commerciale. Quindi è un aspetto che bisogna tenere in considerazione. Il nostro comitato di economisti sul mercato cinese ha di fatto abbassato le stime sul prodotto interno lordo della Cina dal 3,5 al 3,25% in un orizzonte di 10 anni, quindi stiamo parlando di un orizzonte molto lungo, incorporando in queste stime la possibilità che non si arrivi a un accordo e che quindi ci sia un conflitto. Però perché potrebbe esserci invece più una possibilità di accordo? Innanzitutto è la soluzione che abbiamo visto negli ultimi anni, di trovare comunque una e forse anche decenni. Le questioni che gli Stati Uniti ora pongono sono questioni che in parte sono già state affrontate e comunque hanno sempre trovato i due leader una certa, hanno sempre cercato di trovare o modo di rimandare la risoluzione o comunque di trovare un accordo. E in ogni caso c'è anche un discorso politico dove Trump deve portare dei risultati al suo interno. Nel momento in cui questi risultati in qualche modo li può far vedere, non è detto che si arrivi allo scontro. Quindi c'è una situazione in evoluzione che merita attenzione, che in qualche modo ha toni molto drammatici, ma sullo sfondo vediamo ancora da parte degli operatori la speranza che si trovi una soluzione. Perché, ecco, vede Grossi, quello che dicevo prima, quando poi si devono affrontare determinati argomenti anche per far leva sull'opinione pubblica, purtroppo ci sono queste notizie, no, che distolgono un po' l'attenzione da altre questioni, però inevitabilmente poi è così, però insomma tiene banco la diatriba. Spero che non vengano poi penalizzate. Ma guardi, posso fare un esempio da questo punto di vista? Certo. Recentemente abbiamo parlato con un'azienda che è nel nostro portafoglio, eravamo a un meeting assieme ad altri analisti, no? Tutti che chiedevano, è un'azienda produttrice italiana, primaria produttrice di cemento, perché anche il cemento si può fare in maniera sostenibile. Le case d'altronde sono fatte di cemento e quindi è meglio avere un cemento che sia più sostenibile di altro. Ma che l'esempio è calzante, perché un amico ci ha scritto, perché le opinioni sono sempre ben accette, no? La finanza è finanza, appunto, come se si dovesse necessariamente dividere dalla parola sostenibile, certo. Ma non è che sono due concetti diversi. No, non si possono più dividere. Quindi, scusi, l'ho detto solo perché l'esempio della casa è proprio calzante, cioè non è che il cemento, quando si parla di colate di cemento, è sempre una cosa negativa, dipende come si fa. Come si fa, esatto. Beh, insomma, tutti gli analisti erano focalizzati, no, a chiedere ma allora dazi, non dazi, Brexit, non Brexit, certo. Il tema delle infrastrutture che è di grande, insomma, attualità. E interessante il fatto che l'amministratore delegato di questa azienda, non faccio nome, però è una primaria azienda italiana, ma guardate, noi siamo focalizzati su un'altra roba, noi entro il 2030 dobbiamo abbattere le emissioni di CO2 dei nostri impianti di produzione di cemento, altrimenti siamo fuori mercato. E dobbiamo farlo mantenendo un pricing competitivo con chi non ha, ad esempio nei paesi africani, piuttosto che insomma in paesi in via di sviluppo, non ha i vincoli di emissioni che abbiamo in Europa. Quindi vuol dire che è vero che ci sono queste tematiche che evidentemente possono magari, come diceva lei, rallentare o portare un attimo la visione altrove, però il tema di medio e lungo periodo è quello lì. È quello. L'emergenza climatica ne è un esempio, insomma, calzante. Sara, volevi aggiungere qualcosa? No, concordo pienamente, anche perché poi la normativa va in quella direzione, i vincoli ci sono per la produzione e probabilmente anche nel settore finanziario vedremo cambiare la normativa in una direzione di maggior richiesta, no, di sostenibilità e di trasparenza su queste tematiche, in alcuni casi sta già cambiando, per cui in qualche modo è un tema che pensiamo dovrà rimanere centrale. Ok, no, ma io sposo assolutamente la vostra tesi, no? Mi auguro, anzi, come dire, pizzicando un po' su questo, anche l'opinione pubblica magari può essere aiutata. Lei prima ha parlato di parità di genere, questa è una delle battaglie più storiche, voglio dire, no? E so che state conducendo delle ricerche proprio sulle donne, parlando, sì, di finanza, la cioè la finanza responsabile, esatto. E poi le donne. Tanto la parità di genere è uno degli obiettivi di sviluppo sostenibile, no? Sara prima citava quello della insomma, combattere la povertà, ma anche la parità di genere è uno degli 17 obiettivi di sviluppo sostenibile indicati dall'ONU.
È sicuramente parte integrante, insomma, di quello che è, insomma, nelle nostre analisi noi andiamo a individuare, insomma, nelle aziende, insomma, è una di quelle cose che andiamo anche a stimolare con, evidentemente, con l'engagement, che è un'altra parte importante, insomma, l'azione reattiva, quindi il dialogo con le imprese in cui investiamo. Recentemente, peraltro, con il forum, di cui tra l'altro Sara ed io siamo consiglieri, tra l'altro caso vuole, però insomma abbiamo presentato proprio alla fine dell'anno scorso una ricerca realizzata attraverso Doxa, proprio sulle scelte di investimento del pubblico femminile, anche per capire quanto il tema della parità di genere sia importante anche ormai nelle scelte di risparmio familiare. Cos'è emerso? Ma ci sono dati sicuramente molto interessanti. Intanto, mediamente, abbiamo visto che il pubblico femminile è un pubblico più prudente, è sicuramente più sensibile alle tematiche di sostenibilità, ma questo lo vedevamo già anche, devo dire, nei nostri dati. Il 52% dei clienti di Etica SGR è di sesso femminile, che è sicuramente un elemento particolare in finanza, dove comunque c'è ancora generalmente una predominanza maschile, anche se oggi piacevolmente sono in minoranza, insomma. Oggi abbiamo vinto noi, però è un caso, no, però insomma è vero, ha ragione. Quindi già questo può stupire, però relativamente, voi l'avevate già messo in conto? Sì, l'avevamo messo in conto, poi evidentemente è interessante notare come oramai il 44% delle donne prende le sue scelte, perlomeno secondo quelli che sono i risultati di questa indagine, prende autonomamente le proprie decisioni di investimento, e nel 60% dei casi, no? Lo fa con un'ottica soprattutto di tutela della famiglia. Questo è molto diverso rispetto a quello che è l'approccio magari un pochino più aggressivo, un pochino più speculativo business, ancora, diciamo, di chi insomma storicamente l'uomo, no? Che è considerato il vecchio capofamiglia, ma in realtà spesso guarda più agli aspetti di rendimento e meno a quelli di protezione del capitale, insomma. Attimo, questo è interessante, il fatto che decidano autonomamente, insomma, non è che io pensassi che le donne da sole non potessero prendere decisioni in ambito finanziario, però tanto. Soprattutto quando si parla di famiglia, no? C'è sempre un po' la visione della donna che chiede ancora al marito, al compagno, insomma, no? Vero Sara? Invece no, la ricerca ci porta altrove. Sei d'accordo? Sì, anche tu bene o male rilevi sono questo. D'accordo, sì, sono molti gli studi, questo è stato l'ultimo appunto lavorato con il forum, però sono molti gli studi che testimoniano questa attenzione femminile verso queste tematiche, che non ci deve far pensare che allora la finanza sostenibile è solo per le donne, perché questo altri studi anche recentemente hanno dimostrato che non è così. Sicuramente, ecco, è un di più, non un detrarre un pubblico più ampio. È come dire che spesso accade in politica che le pari opportunità sono un ambito che deve essere solo osservato e portato avanti dalle donne, no? Insomma, da tutti, perché altrimenti non abbiamo fatto niente. Dobbiamo andare un po' più velocemente perché siamo quasi in chiusura, però Sara, io ho un altro grafico che ci porta su altri fronti caldi come la Turchia e l'Argentina. Possiamo parlare di rischio? Cioè, c'è un rischio contagio per gli emergenti, per i mercati emergenti? Per il momento questo rischio contagio non si è visto. Brevemente, l'Argentina è sicuramente in una situazione di incertezza, andrà a elezioni ad ottobre, ha un inflazione che ormai ha superato il 54%, quindi è un'inflazione molto alta. Servirebbero delle forti riforme che in questo momento, in attesa delle elezioni, difficilmente si realizzeranno, però diciamo che secondo gli studi ha ancora le risorse per comunque evitare delle crisi come abbiamo visto in anni passati. Brevemente sulla Turchia lo stesso problema, l'inflazione è ancora molto alta, una situazione politica anche qui piuttosto difficile, l'esigenza di riforme economiche che non arrivano, però sembrano tematiche per il momento legate a questi due paesi. Sara, so che ti chiedo uno sforzo, ma in 15 secondi un rifugio per gli investitori in questo momento? Il rifugio è qualcosa che è liquido, quindi che è una riserva di valore, tipicamente si parla di oro, ma anche di alcune divise come ad esempio il franco svizzero. Ricordiamo, facciamo attenzione, oggi vengono spesso proposti dei porti sicuri un po' nuovi, che però bisogna
bisogna sempre un po' testare dal punto di vista della liquidità, magazzino di valore, possibilità di essere sostituite o meno, offerta, disponibilità. Conto corrente è un bene rifugio oggi? Attenzione se lo è o non lo è, anche tenendo conto del livello di inflazione e dei tassi molto certo. bassi, quindi in alcuni casi potrebbe non essere. Chiedo lo stesso sforzo a lei, Grossi, per chiudere, se ci sono delle sottoscrizioni, appelli particolari che le vuole segnalare, poi magari dare un riferimento vostro, così almeno i nostri amici possono contattarvi. Certo, insomma, sul sito insomma, trovate sicuramente il nostro sito www.etichessaggiare.com, tutti i dati, insomma, ho molti dettagli sia sulla indagine che dicevo prima sulla parità di genere piuttosto che sulla reportistica d'impatto, ma io sono particolarmente colpito in realtà, come dicevo prima, dalla sensibilità che sta invece pervadendo le nuove generazioni. Io sono molto fiducioso Bene. Sulle nuove generazioni che sono quelle insomma del domani. Sappiamo che uno dei macro trend è quello dell'invecchiamento della popolazione, ma saranno comunque i giovani ad avere il pallino del comando domani, e il fatto che loro guardino al futuro con un elemento di attenzione alle tematiche di sostenibilità ambientale in modo particolare, ma non solo, mi lascia particolarmente positivo. Ottimo. Beh, questo è di buon auspicio, quindi direi che può essere la chiusa giusta, in attesa magari di rivederci per qualche altro appuntamento per capire altri passi avanti che sicuramente verranno fatti. Grazie Roberto Grossi, Etica SGR. Grazie a voi. E grazie a Sara Silano, Morning Star Italy, che ritroveremo il mese prossimo con Market Star sulle fonti TV. Grazie. Grazie a voi. Per la collaborazione a entrambi. Noi andiamo in pubblicità e tra poco What About Politics, parliamo di europee, quindi nuovi ospiti candidati per la tornata elettorale di domenica prossima.